tirato fuori l'approccio culturale. Noi ovviamente ci siamo sempre stati cresciuti su una cultura di andare a trattare il paziente da un punto di vista curativo, e cioè perdiamo di visione dell'importanza della prevenzione, quindi andare a cercare di sottoporre il paziente a valutazione di esami prima che se lo manifesti, quello che si manifesta, quelli che sono i suoi quattro sintomatologici. L'obiettivo quindi di una medicina tra virgolette antiagica, che a me non piace per niente, perché più in termini di marketing, in realtà è un healthy aging, e quindi cercare di procrastinare la qualità della nostra vita, e cioè non tanto dire ad aggiungere così tanti anni, ma soprattutto andare a migliorare la qualità del nostro vita. L'altro aspetto importante è andare a uscire dagli schemi dei protocolli, protocolli standard, usare quelle che sono acquisizioni di strumenti diagnostici che ci possono permettere di usare le nostre cipolline grigie, quindi di andare ad interpretare che una medicina possa essere personalizzata, possa essere predittiva in termini zodiacali, ma che va a dire quali possono essere degli elementi che possono avvantaggiare o svantaggiare, dove non c'è un determinismo o un fatto, ma elementi che possono condizionare uno stato di salute preventiva, l'abbiamo visto, e partecipativa, e cioè andare a coinvolgere il paziente, a renderlo partecipe, non andandolo solo a spaventare, ma a renderlo partecipe di quello che può essere un percorso terapeutico di benessere. E quindi arrivare prima della manifestazione di quelle problematiche che vanno ad attentare alla nostra salute come mortalità, ma soprattutto come morbidità, perdita di anni di vita in rapporto al soffrire determinate condizioni patologiche. Mi è stato detto di parlare di nutrigenomica, però dei piccoli flash, da una parte abbiamo la genetica, dall'altra parte la nutrizione, di più o meno come diceva il buon Ippocrate, e quindi l'alimentazione, la salute positiva si basa sulla costituzione primaria, assetto genetico e su quello che è il potere di vari elementi. Ovviamente oggi possiamo molto più vedere il backstage di questa affermazione, però è un pochino un approfondimento tecnico di vecchi concetti. Da una parte si è passati da un semplice sequenziamento genetico a informazioni funzionali, cioè di tipo clinico. E si è perso il vecchio dogma che ai tempi dell'esame di genetica mi avrebbe impedito di passare l'esame, che era il vecchio dogma: l'informazione va dal gene all'ambiente e non viceversa. E è vero che ho la presenza della società di medicina antiagica, ma non è che sono così datato, non ho dato l'esame di genetica nell'immediato dopoguerra, e di conseguenza questa acquisizione è anche relativamente recente. Pertanto la medicina è in evoluzione, usciamo spesso da tanti dogmi. Oggi l'informazione sa che noi attraverso la nutrigenomica, in generale tutti gli aspetti di tipo epigenetico, possiamo condizionare l'espressione dei nostri geni. E quindi la nutrigenomica cosa ci dice? Il rapporto tra nutrienti e geni, e come i nutrienti condizionano l'espressione dei geni, come i geni possono condizionare le risposte all'alimentazione, cioè i nostri nutrienti. E veniamo all'aspetto cruciale, cioè quello delle componenti bioattive che sono presenti nel cibo. Queste componenti cosa fanno? Condizionano la risposta infiammatoria, la produzione di genotipi, la regolazione ormonale, tutta una serie di molecole, il monitor di DNA intero, l'autofagia da un punto di vista di pulizia citoplasmatica, e cioè tutta una serie di situazioni che vengono quindi attivamente a poterci avvantaggiare o svantaggiare. Nasce un problema, che queste componenti bioattive sono degli alimenti. Ma gli alimenti sono solamente quelli citati prima da Bonucci, esempio il salmone, come anche la fonte del salmone, è semplicemente la mela, come ha fatto tutti i 200 centenari della Sicilia dell'Ovest visitandoli uno a uno, è semplicemente un problema legato alla mela dell'orto del centenario o la mela veneta del Trentino trattata 21 volte. Quindi chiaramente c'è un problema maggiore di medicina ambientale, e cioè come viene allevato un alimento, l'animale che è un alimento, come viene coltivato, perché non sempre quello che sulla carta è protettivo lo è poi nella realtà. Il salmone, studio del WHO, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha evidenziato che due assunzioni settimanali di salmone, quindi massimo apporto di omega 3, massimo apporto di aspetti benefici cardiovascolari, fa aumentare il rischio di neoplasia, fa aumentare il rischio di malattie cardiovascolari per la quantità di contaminanti legata alla presenza di tutta una serie di sostanze della categoria dei pesticidi legati per uccidere il problema dei salmoni, che sono il bidocchio del salmone allevato.
Se andiamo a guardare lo stesso studio sul salmone pescato, sono 14 assunzioni settimanali. La differenza è che noi non viviamo in Scozia o in Canada, ma viviamo in Italia. Sfido chiunque a trovare una pescheria che ci fornisca del salmone pescato. E quindi c'è un primo problema di biodisponibilità. Secondo problema di biodisponibilità, ma che bello, questi principi attivi, queste componenti bioattive le estraggo dall'alimento e le do sotto forma di nutraceutico, di integratore, l'altra parte della relazione. Si scontra lo secondo problema, che è quello della biodisponibilità. Tante molecole in vitro danno dei risultati eccellenti, in vivo no, perché noi abbiamo delle barriere che condizionano fortemente la biodisponibilità, le accettate anche da un punto di vista pratico prima Enzo, Auri Santoro. E quindi non è la stessa cosa prendere un resveratrolo, una curcuma, ma ci sono dei brevetti, ci sono degli studi che hanno evidenziato la possibilità di riuscire ad avere una via di effettiva biodisponibilità. Pensiamo a glutatione, pensiamo a tante strutture ribosomiali, studi fatti proprio per Roma alla Sapienza, dove il ribosoma va a sinistra, quindi non c'è uno studio in vivo che evidenzi effettivamente determinata assorbimento. Quindi i problemi principali sono la biodisponibilità del cibo legata alla sua qualità, la biodisponibilità dell'integratore. Ma vale anche per l'alimentazione, si è detto che il sulforafano, l'endotrecarbinolo, l'inguidilmetano, quanto sono importanti. Siamo sottoposti e inviti a avere un'alimentazione ricca di verdure crucifere, perché sono estratti di cotofiore, broccoli, verze, eccetera. Potremmo diventare delle perfette teste di cavolo mangiandoli a iosa nell'ambito di una settimana, ma difficilmente avremmo poi la qualità effettiva del supplemento se andassimo banalmente a mangiare sotto forma di verdura bollita, soprattutto nel brodo di verdure, e quando mi mangio la mia verdura ecco che non ho assimilato alcuna sostanza utile. Quindi la biodisponibilità riguarderà anche poi i metodi di cottura di tutti questi alimenti. Però in pratica noi possiamo, attraverso questi condizionamenti, avere una situazione di omeostasi o di disregolazione. Questa è una slide, tre slide importantissime per capire invece quello che fa oggi un integratore, perché noi abbiamo una cultura curativa, una cultura farmaceutica, farmacologica, e mi dita di un farmaco, prendo ogni 8 ore per mantenere un certo tipo di dose magica affinché possa sortire la soluzione terapeutica, esempio un antibiotico. Però noi abbiamo delle situazioni in cui abbiamo questi fattori che condizionano l'espressione dei geni che possono agire collegati per fattori di trascrizione. Quindi vanno ad attivare dei fattori di trascrizione, di che cosa? Di quel messaggio, di quell'informazione che è contenuta nel DNA. Oppure possono condizionare vie secondarie citoplasmatiche o vie epigenetiche una volta che già siamo in fase di sintesi proteica all'interno del citoplasma. Quindi tutte serie di meccanismi che praticamente rappresentano delle pathways estremamente importanti che vanno anche a cambiare tutti quelli che sono gli aspetti legati a che cosa? A quello che sarà la finale traduzione di quella molecola proteica che andrà a svolgere il suo destino nel nostro organismo. Quindi non abbiamo nel DNA nessun tipo di fatto nel destino, abbiamo una serie, non solo in gravidanza, nel tempo, di situazioni condizionate dall'alimentazione delle generazioni precedenti, mamme e compagni, ma ovviamente siamo anche noi protagonisti delle nostre scelte, nel bene e nel male, e di conseguenza siamo degli attivi protagonisti di quello che sarà la possibilità effettiva di avere un cammino di tipo preventivo. Quindi epigenetica non andiamo a modificare da un punto di vista ingegneristico il nostro DNA, ma andiamo a modificare come in questo ambiente, attraverso la regolazione dell'intensità luminosa, possiamo modificare la luminosità e possiamo essere in grado, attraverso le nostre scelte, di andare a modificare l'espressione dei geni. Già vi ricordate prima da Enzo, agire sui processi di mitigazione, sul discorso degli stori, quindi tutta una serie di fattori condizionabili attivamente. Quindi epigenetica, riprogrammazione fisiologica. Altro aspetto affascinante, quello che sono i miRNA, quindi tutta una serie di DNA, una volta l'ha chiamato non codificante, DNA spazzatura. Solo che si è accorto che nella evoluzione delle specie DNA spazzatura dovrebbe riguardare le specie meno, in un certo senso, evolute.
in realtà DNA spazzatura, tra virgolette, come termine, è molto più presente della nostra razza, quindi quella teoricamente più evoluta. E questo perché il nostro DNA ha un gomitolo, zone molto distanti nel gomitolo possono essere ravvicinate, possono interagire in modo diverso, all'interno del citoplasma molecole pervenute a loro volta possono subire l'effetto dei mRNA e questi mRNA vengono a condizionare la epigenetica di tutta una serie di fattori a tutti i livelli. Ed ecco quindi l'ampia letteratura che oggi sta crescendo sull'importanza di questi fattori andare a condizionare network genetici, invecchiamento, ma anche ovviamente svariati ambiti patologici. Molti nutraceutici, tipo la curcuma stessa, tipo resveratrolo, agiscono su componenti, se visto, di microRNA. Polimorfismi, quindi variazioni del singolo nucleotide, possono migliorare l'effetto di una proteina, possono non avere nessun effetto, migliorarla, ridurla. Questo è importante non tanto nei legami gene-malattia, che sono elementi minoritari, ma nell'ambito del funzionamento dei nostri apparati. Il fegato ha delle fasi di detossificazione, riguardano la farmacogenomica, il metabolismo dei farmaci, riguardano l'endocrinologia, il metabolismo degli ormoni, e questi sono condizionati dai nostri fattori antigenetici, cioè dai nostri citocromi e dalle fasi di detossificazione, quindi fondamentalmente influenzate anche da meccanismi che possono modificare la qualità funzionale. Quindi lo studio di queste caratteristiche ha lo scopo di fornire informazioni a noi per uscire dai protocolli e applicarli con la sapienza clinica. La genetica può caricare l'arma, ma io posso avere anche tutte le variabili più sfavorevoli che sta a me poi premere il grilletto. Quindi sono poi le mie scelte che possono condizionare, fatto salvo ovviamente delle eccezioni, quelle che sono le conseguenze poi sul piano evolutivo. Quindi, da una parte siamo apparentemente bloccati, completamente bloccati nel genotipo a parte gli interventi di ingegneria genetica, ma non nel genotipo, perché attraverso strategie di wellness, non solo fisico ma anche psichico, vanno a condizionare che cosa? Quello che sarà la assenza, la comparsa, il dire in ritardo, la comparsa di un quadro patologico. E questo agendo a livello molecolare, a livello cellulare, a livello tessutale, a livello fisiologico, con tutta una serie di meccanismi che praticamente, se conosciuti alla base, ecco la base, possono andare a condizionare il nostro stato di salute. Occuparti sempre meno di visioni settoriali, cardiologia, pneumologia, le foglie, l'apparenza, ma la qualità delle foglie, se verdi, se gialli, dipende dalla qualità del terreno, dipende dalla qualità di come io nutro quel terreno, la pianta alcalina, se il terreno sarà acidofilo, ovviamente andrà a riferirmi. Se cedo nell'andare a bagnare, andrò a creare quell'aspetto di fungino delle radici che andrà a compromettere quella che sarà la finale salute del fogliato. Quindi ritornare un po' al primo biennio dei nostri studi di medicina, in cui biochimica e biofisica facevano la parte del leone, apparentemente annoiandoci, ambendo a quelle che erano le situazioni più cliniche di contatto col malato, ma oggi se non ricuperiamo concetti biochimici, biomolecolari e biofisici, perdiamo la possibilità di comprendere quello che è il backstage, il background di tante scelte, di tante operazioni terapeutiche. Questo abbiamo già visto. Scelgo un aspetto paradigmatico dell'infiammazione, ho già parlato AIDS, e prendo quello che più conosco, vista la mia specialità, che è soggetto fortemente obeso. Ovviamente è importanza della genetica su tre livelli: quello che ha fatto la mamma in senso pratico, il microbiota intestinale, in senso concreto, anche altrettanto pratico, ma anche le mie abitudini. Non è che chi ha vantaggio e ha vantaggio geneticamente ha licenza di uccidere, o chi è svantaggiato deve per forza di cose deprimersi e di conseguenza poter appendere la speranza di migliorare anche oggi. Abbiamo delle situazioni che possiamo attivamente andare a gestire, nell'andare a cercare di migliorare quella che è la qualità di vita. Guardate quanti sono gli anni di vita persi nel rapporto alle condizioni a seconda del grado di sovrappeso. E qual è il meccanismo? È che esistono delle cellule che, sottoposte allo stimolo lifestyle, aumento la quantità di energia che non consumo, determinano una ipertrofia cellulare. Ma l'ipertrofia della cellula adipocitaria determina che cosa? La compressione di quell'elettro vascolare che alimenta che il posto tra cellule e cellule, quindi porta a una condizione di ipossia.
L'ipossia determina l'attivazione di tutta una serie di fattori che praticamente sono pro-infiammatori, favoriscono anche la lipotossicità e quindi, ma vediamo l'ipossia, l'infiammazione, l'ipotossicità, morte anche degli stessi adipociti, afflusso dei macrofagi, spazzini, ma anche liberatori da arterie infiammatorie, perché non valgono beta, 6 e TNFA. E questo cosa fa? Va a favorire la formazione e la trasformazione di cellule totipotenti in cellule adipocitarie, la ipertrofia, ipossia, iperplasia, e quindi ecco che pongo le premesse di una situazione clinicamente molto meno reversibile. Ma ovviamente è frutto di tutto un network che è incentrato sul mio comportamento. Lo vedete riassunto qua. L'adipocita, che è un organo, oggi non si parla di cellula adiposa, ma di organo adiposo, liberazione di citochine, pro-infiammatorie, infiammazione generalizzata, ipotossicità, diminuzione della sensibilità all'insulina, quindi anticamera della sindrome metabolica, ed ecco che praticamente si può avere tutto quel fenomeno che verrà ad aggravare quello che è il quadro clinico del nostro paziente. Però, ovviamente, abbiamo fattori ambientali fondamentali e che sono legati al nostro stile di vita. Quindi, e qua vediamo come praticamente abbiamo questa escalation ben richiamata da tutti quei fenomeni che praticamente vengono ad alterare quella della funzionalità di tutti i nostri organi deposti. Da cui questo vero studio sul New England Journal of Medicine del 2017, dove all'aumento di ipossia occorre tutta una serie di problematiche che portano poi ad una prematura mortalità, e a quelli che sono legati da BMI e la stessa presenza di idoplasia. Lo stesso fenomeno pro-infiammatorio che va a caratterizzare il soggetto viene anche ad avere tutta una serie di paradigmi che sono legate a problematiche di sensibilità all'insulina, problematiche di disfunzione mitocondriale, infiammazione e infezione da propria. Quindi è tutta una serie di passaggi che praticamente vengono a compromettere il nostro stato di salute, per cui oggi il soggetto che invecchia ha gli stessi paradigmi di attivazione dei vari network del soggetto che va incontro al sovrappeso. Per cui, visto che amiamo parlare di tante terminologie, neurologismo, è stato coniato il termine inflammaging, è stato oggi coniato il termine di aging, e quindi come il tessuto adiposo viene ad accelerare il nostro processo di invecchiamento. Abbiamo ido verso una carrellata di piccoli di slide per andare a ricordare quello che ha già detto Bonucci, cioè l'importanza di un'alimentazione molecolare. Noi non produciamo calorie, produciamo molecole. E queste molecole cosa fanno? Attivano i fattori di trascrizione che determinano tutta una serie di conseguenze di attivazione, silenziamento o meno dei nostri. Quindi quando vi invitavo a parlare prima di uscire dalla farmacologia e vedere l'integratore con un'ottica nuova, è che spesso gli integratori, al di là dei problemi di biodisponibilità, la loro principale meccanismo d'azione non è diretto. Il tè verde è prima di 11 minuti. Quante pastiglie di tè verde dovrei prendere se ragionassi come le vita di un antibiotico? Un ogni 11 minuti. Ma tè verde attiva dei fattori di trascrizione che attivano la superossido dismutasi, il catione perossidasi, la catalasi, che inibiscono delle vie ossidative, e quindi sono dei fattori di trascrizione che attivano dei geni ai quali sono demandate poi le azioni sistemiche nell'organismo. Quindi c'è un'azione diretta minimale, un'azione indiretta molto più massiva. Ecco perché vengono chiamati fitochimici alimentari. Facciamo un esempio concreto. Noi sappiamo che esistono degli estrogeni protettivi ed esistono degli estrogeni che possono avere una maggiorazione di tipo carcinogenico. Protettivi 2H, alfa, L16A, estrone, 4H, estrone, sono quelli sfavoriti. Ci sono delle vie, dei citocromi, che condizionano questo tipo di network. Ma questi citocromi possono avere delle caratteristiche genetiche, quei polimorfismi precedentemente ricordati, che presentano dei svantaggi, quindi far sì che la via possa prendere la direzione più sfavorevole anziché quella più favorevole. Ma ecco, già ricordato prima la collega, che l'indol-3-propionolo, il 2-metano, possono permettere di avere dei switch di questo tipo di situazioni, per cui ecco, in una situazione apparentemente svantaggiata, posso andare a ricondizionare, a rigestire in una condizione più favorevole, quindi riportando alla formazione e quindi un'attiva conseguenza di benefici sul piano clinico.
E questo sono appunto l'idrotocannabinolo, l'indoilmetano, sul farfano, già precedentemente ricordato, di qua solo veloce da collega che mi ha preceduto, per andare appunto a rapporto tra estrogeni buoni e estrogeni cattivi. Ma vediamo che si influiscono anche su processi di metilazione, di demetilazione, di tutta una via di meccanismi regolatori già citati prima dalla serie delle P, ricordate, da Enzo. E quindi vediamo come i meccanismi sono di epigenetici, di condizionamento dell'espressione dei geni. Inibiscono la telomerasi malattitasi inversa, hanno un'azione sul fattore di trascrizione dell'NRF2 di scuola di vita dei piemontalcini, quindi su fattori che possono incidere anche su quelli che sono i meccanismi, non solo di tipo neoplastico, ma soprattutto anche di tipo neuroprotettivo. Abbiamo già visto prima anche la possibilità di avere un condizionamento delle fasi 2 di detossicazione epatica con i benefici nell'ambito della salute. E quindi qua una piccola trellata di alcune molecole dal punto di vista genetico, cioè per sottolinearvi il fatto dell'azione epigenetica delle stesse, acido ellagico. L'acido ellagico va a modulare tutta una serie di fattori fondamentali, che sono quelli ad esempio regolatori dell'angiogenesi, dei meccanismi angiogenetici, il VEC, l'HIF1α, modulano di cosa? Ha un'azione antinfiammatoria diretta? È un antinfiammatorio? No, ma favorisce la soppressione dei geni proinfiammatori, favorisce l'abitazione di quelli antinfiammatori. Il beneficio associato di acido ellagico e pulma, cioè un'azione sinergica. Tutta la bibliografia che vedete tratta, come vedete il quadratino, dal testo di genomica e di genetica, la pulma. Abbiamo vari meccanismi d'azione già ricordati, ma vediamo come interferisce sull'espressione di geni proapoptotici e antiapoptotici. E questi sono dei meccanismi regolari, regolare l'apoptosi e i meccanismi antiapoptotici sono fondamentali nell'ambito di andare a sviluppare la cellula neoplastica e andare a dividere. Questo abbiamo già visto. L'acido alfa-lipoico, molecola anfipatica, che quindi riesce ad avere un'ottima penetrazione sull'ambiente idrico, sull'ambiente grasso, quindi con azione neurotrofica e neuroprotettiva, ma nelle quantità giuste. L'urticaria tormentosa, che a sua volta ha l'acido quinonico, mi fa venire in mente qualche molecola di qualche nutriente, ed ecco che possiamo avere la via nutrizionale, ma anche possiamo avere la via estrapolata con meccanismi di DNA repair. Il resveratrolo, che oggi è chiamato un epidrato genetico per la capacità di dare a regolare l'espressione genica, l'ho già ricordato prima, di attività, di stimolo, di alcune attività antiossidanti, di inibizione di altre ossidative, ma che chiaramente deve essere assorbito. Ma esistono brevetti, anche in Italia ha fatto dei brevetti eccezionali per quanto riguarda il resveratrolo, esistono società americane con dei brevetti internazionali che più di sublimità. Ma c'è resveratrolo e resveratrolo, cioè curcuma e curcuma, non è che basta la parola. Questo diceva forse. Esatto. La tetrossequina, effetti epigenetici, dico bene, ho dato già prima. La papocomoniemi per quanto riguarda i meccanismi neuroprotettivi, vorrei citare però De Verde, abbiamo già visto, la quercetina, di cui si parla tanto, ma che ha una difficoltà di biodisponibilità enorme, che ha determinato prese in giro negli integratori, se non viene superato questo problema, altra cosa. Quando devo prendere un integratore? Altra variabile importante, l'omega 3. Ma arriva l'informatore, come devo prendere? Sto poco vuoto prima dei pasti. L'omega 3 viene assorbito il 30% in meno se preso a non nel contesto di un pasto, quindi 30% maggiore di più disponibilità se preso durante il pasto. Gli integratori vengono assorbiti meglio in ambiente acido, magnifico, quando devo prendere lontano dai pasti, no, mentre mangio. Tranne l'acido alfa-lipoico che viene assorbito se viene preso lontano dai pasti, anche per me prendo un prodotto che dentro tutto quanto, sia alla fine che cosa mi è rimasto assorbito. Quindi sono meccanismi di biodisponibilità, di distribuzione oraria dei pasti, i fattori in gioco sono molteplici, dobbiamo cominciare ad acquisire anche queste informazioni. La fisetina, ricordo, una tabella estremamente importante, per i meccanismi sulle vie di condizionamento di vie retora e l'epilazione invece di quelle di protezione. Ricordo che dice Meirace, parlando di neuroprotezione, perché chiaramente ha un'attivazione di stimolo sul neuroprofattor da genomica diversa da cui la parte dove lavora e quella collabora, si sono visti dei risultati eccezionali anche nell'ambito del
condizionamento dell'assetto di condizionamento del processo citativo, ma soprattutto nell'ambito della rigenerazione neuronale, quindi nell'ambito delle malattie di condizionamento delle problematiche di tipo neurocognitivo. Ultime slide. Si parla sempre in modo bello di nutrizione, di consigli, eccetera. Dal 1908 che si dice di mangiare sano. Lo abbiamo a che fare con delle persone, se non le coinvolgiamo emotivamente, come ricordava la collega, queste per 6 mesi faranno le cose bene o si perderanno per strada. Il fattore C, ognuno può tradurre come vuole, molto più elegante o meno, è anche un fattore importante, questo è più dedicato alla provenienza, me l'hanno portato un mio amico anestesista dopo un mio problema dell'anno scorso. E di conseguenza è per ricordare che però il fattore C da usare di 2010, Science, Tomasetti e con, non ricordo l'autore americano, in cui fu dimostrato la casualità dei tumori, sì, ma riguardava tutti quei tumori di minore quantità di incidenza statistica rispetto ai tumori che sono invece condizionati dalle nostre scelte di tipo ambientale. Perché abbiamo una serie di problematiche che ovviamente sono legate a che cosa? A quelli che sono i meccanismi che impattano sui nutrienti, su ciò che io introduco, nutrienti, sostanze xenobiotiche o quant'altro, che andranno a condizionare che cosa? Quello che, questa è una slide non mia, ma uno dei più grandi oncologi, tra virgolette, italiani, che disse in una relazione: la modificazione del metabolismo dei cancerogeni comporta un modesto aumento del rischio di cancro del 30-50%. Ora sfido chiunque, voi c'è un cardiologo, a dire se il rischio di una patologia cardiovascolare di ipertensione incide per il 50% delle problematiche di infarto. No, quindi dovremmo abbandonare ogni tipo di prevenzione cardiovascolare. Se invece abbiamo la possibilità attraverso le nostre scelte, anche di fonte del cibo, di andare a condizionare. 1990 qualcosa. Dovrebbe essere pubblicato su Nature, su Science. Però carcinogeni, i vari meccanismi, agenti bloccanti, acido dell'alto, endotercaminoso, ancora fa, sono passati 20 anni. Agenti suppressori, metaglutene, glutamina, glutamina gallato, genisteina, resveratrolo, zenzero, capsaicina. Quindi tutta una serie di molecole che sono note, ma che oggi devono essere attivamente veicolate. Strumenti diagnostici possono permetterci di avere un'informazione su quelli che sono i macrosistemi e l'equilibrio tra gli stessi, ma ricordiamo anche l'importanza del mitocondrio, perché il mitocondrio oggi nella sua disfunzionalità viene a compromettere che cosa? Qua faccio una battutaccia, avviandomi alla conclusione, quando Burgio ha già detto che il 50% di noi, fatto molto più scuro, morirà di tumore, l'altro 50%, guardando gli altri, ha detto intanto riguarda l'altra fila, di conseguenza non riguarda me, ma quel 50% poi avrà una buona percentuale di Alzheimer, una buona percentualità di morte di cardiovascolari, quindi quel cornetto che ho detto prima, questo è sempre uno strumento su cui affidare la propria fortuna. Però disfunzione mitocondriale, che anche questa può essere oggi attivamente conosciuta, perché ci sono degli studi di metabolomiche e proteomiche che facciamo con l'Università di Catania, che permettono di individuare delle marker che precedono di anni quelli che sono le comparse di quadri patologici concreti, quindi la possibilità di attivare una vera prevenzione. Quindi il paziente viene visitato, anamnesi sempre importante, test genetici e epigenetici, investigazione tradizionale, rivalutazione, decisione per un approccio come invito a considerarlo sempre più di tipo personalizzato, individualizzato, che messaggio che vogliamo portare. Medicina della legge dell'anti-aging è un testo che si approfondisce su questi aspetti come nutrigenomica ed epigenetica. Ricordo la scuola di medicina dell'anti-aging e di nutrigenomica fatta con gli ordini dei medici, che ha sede a Milano, sono a weekend, su www.medicianti-aging.it ci sono tutte le informazioni che possono riguardare. E vi ringrazio per l'attenzione.